Bentornati a tutti a questo nuovo video. Oggi impariamo con un tutorial molto veloce e molto semplice a bindare il nostro drone HD con i nostri occhiali DJI FPV, sia versione 1 che versione 2. Ricordatevi che ogni volta che si compra o un iUnit o una Kodak Vista va registrata sul sito, quindi ci servirà anche un computer, se no non riusciranno mai, anche bindate, a parlare il drone con gli occhiali. Quindi questa è una procedura che va fatta soprattutto se si vuole rimanere aggiornati. Ma prima di tutto le raccomandazioni, ovvero prima di fare la procedura bisogna montare le antenne, perché riceve ma trasmette anche il segnale, quindi si bruciano gli occhiali. Le batterie sempre molto cariche, il drone senza eliche perché non si sa mai, e soprattutto state attenti a non toccare la vostra Kodak perché potrebbe scottare, quindi mi raccomando, o usate dei guanti o state lontani. Evitate anche i periodi più caldi dell'estate, perché se si scalda troppo va in autoproduzione e si spegne. Non è mai bello quando qualcosa si spegne in aggiornamento. Ovviamente iscrivetevi al canale, mettete un bel like e ci vediamo con la procedura dopo la sigla. Ed eccoci qua, come vi ho già anticipato, la prima cosa che ci servirà è scaricare il programma DJI, ovvero DJI Assistant 2, vi lascio il link in descrizione, sul nostro computer. Fate attenzione perché ce ne sono tantissime versioni, solo quella giusta vi riuscirà a identificare gli occhiali quando li attaccherete. Quello che vi servirà è un cavetto USB Type-C, normalissimo, ovviamente che trasmetta anche i dati. Trasferiamoci davanti al computer. Prima di ogni registrazione e aggiornamento, i nostri occhiali vanno alimentati. Subito dopo colleghiamo il cavetto con la porta USB-C al nostro PC. Stessa identica procedura la faremo col nostro drone, ovviamente quando sarà il suo turno. Alimentiamolo come ultima cosa, perché poi si surriscalda, come già detto, e si potrebbe bloccare tutto. Ed eccoci qua finalmente davanti al nostro computer. Seguendo il link che vi lascio in descrizione abbiamo installato il programma della DJI FPV per i Google V2 e ci siamo registrati al sito. Poi, una volta fatto questo, accendiamo i nostri occhiali, ovviamente come già detto mettendo le antenne e tutto quanto e caricando al massimo la batteria. Abbiamo attaccato porta USB Type-C e compare questa iconcina. Ci clicchiamo sopra. Ed ecco qua la nostra versione corrente, dovrebbe essere l'ultima installata, come vedete 0606 e qua 006. Se non fosse così facciamo un bel refresh e aggiorniamo i nostri occhiali. Ora qui possiamo tornare indietro e andare a attaccare il nostro drone. Ok ragazzi, io qui avevo già registrato e aggiornato gli occhiali, quindi non si vede. Adesso vedremo col drone precisamente come si registra e come si aggiorna il tutto. È una cosa molto semplice, quindi basta guardare e è poco differente dall'aggiornamento di qualsiasi altro nostro prodotto. Ok ragazzi, e dopo aver collegato il nostro drone ci compare FPV iUnit invece dei Google V2. Start activation, ovviamente confermiamo il nostro account, leggiamo tutto che siamo d'accordo, sì, confermo, ok, l'attivazione è stata completata. Questo è quello che vi succede anche con gli occhiali la prima volta, molto semplice. Non facciamo i test e confermiamo che la versione che vogliamo mettere è la 0606, che è la stessa dei nostri occhiali, è molto importante che siano le stesse. Ci dice le novità. Ok, downloading, ovviamente come mi ero già raccomandato vi dice di non toccare l'Air Unit durante l'aggiornamento. Ok, dopo averlo scaricato adesso lo trasmette all'Air Unit del drone.
questo procedimento sulla Reunit è un po' più veloce che sugli occhiali, comunque si tratta di qualche minuto, niente di più. Ed eccoci qua dopo pochi minuti con l'update completato, poi facciamo back, come vedete versione corrente è tutto aggiornato. Ora torniamo dal drone e dai nostri occhiali per bindarli insieme, altro procedimento molto veloce e molto semplice, via! Ok ragazzi, ed eccoci qui al nostro ultimo passaggio, ma forse il più importante, ovvero il bind tra occhiali e drone. Tutto quello che ci servirà è questo piccolo pin da inserire dove? Esattamente dove si attacca l'alimentazione. Premiamo, come sentite inizia a bippare i nostri occhiali. Andiamo dalla nostra Air Unit, troviamo un pulsantino, ci clicchiamo sopra, diventa verde, molto molto veloce, e magicamente riusciremo a vedere esattamente quello che si vede dal nostro drone. La cosa fenomenale è che con la telemetria riesco già a vedere i dati del drone, quindi davvero incredibile. Poi farò anche un video che vi linkerò qua sopra quando l'avrò completato, con i passaggi per andare a inserire nella OSD tutti i parametri del drone per poterli vedere sul nostro occhiale. Ed eccoci arrivati alle conclusioni finali. Come avete visto è davvero semplice e intuitivo sia registrare il prodotto che bindare i vari prodotti. Come da tradizione DJI, il tutto è semplificato per rendere ad accessibile a chiunque il divertimento e l'FPV. Chi fa FPV da un po' di tempo sa che non sempre è tutto così semplice, soprattutto nell'elettronica e cose simili. Quindi questo è secondo me un altro buon motivo per passare al digitale. Comunque non ce n'è uno meglio, uno peggio, cioè come al solito il più adatto a noi. E se vi state facendo la stessa domanda che mi sono fatto io all'inizio, se bindo un modello riuscirò a vedere poi anche un altro modello? La risposta è sì. Una volta bindato, in base a quello che accenderemo in quel momento, l'occhiale si collegherà sia o a uno o all'altro. Non mi chiedete se attaccandoli tutte e due quale riceva, perché non ci ho provato sinceramente e non mi interessa. E come già spiegato nella recensione degli occhiali, comunque ci sono diversi canali per non darsi fastidio fra diversi piloti, esattamente come succede nell'analogico. A me non mi resta che ricordarvi di mettere un bel like per supportarmi e farmi capire che avete apprezzato il mio lavoro e il mio tutorial. Iscrivervi al canale perché ci saranno un sacco di altri video sul mondo digitale e FPV. Sto facendo un sacco di riprese interessanti per voi. Ora vi lascio al mio assistente. Noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Ciao, sono Mini2. Per iscriverti al canale basta cliccare in alto a destra. In alto a sinistra c'è il video che YouTube consiglia per te. In basso a destra invece c'è l'ultima creazione del mio padrone. In basso a sinistra una playlist sicuramente di tuo interesse. Ti ringrazio di averci seguito fino a qui. Ora devo andare.